vedevo un muro bianco. Voi direste uno schermo, una storia che si illumina. Solo un raggio scendeva strano, obliquo, da uno squarcio di nuvole. I lilà chiazze mi velavano un poco il viso, mi offuscavano i sensi. Alta oltre il nevischio la campana si annunciò. Da 3 anni aspettavo. Ma che cosa? Mentre aspetto, vi dico della casa rustica, dall'unico spiovente. In 6 ci abitavamo tutte insieme, dormendo le 3 femmine in cucina. In camera ci stavano gli uomini, mio padre e Jacques, insieme ai miei fratelli. Alle 5 d'estate, d'inverno, puntuali, ci svegliavano le pecore. Mia madre e io dormivamo a terra su un saccone di foglie, mentre Caterina aveva un letto suo, di buon legno, intarsiato di gigli, di Francia. Io l'amavo, Caterina, ma sul suo letto non mi stesi mai. Ogni mattina lo rassettavo, con lievi carezze alle lenzuola candide di lino. 17 anni avevo, lei 21. Per caso, da bambina io avevo inteso il parroco informarsi da mia madre, se io sapessi, ma poi dimenticai o pensai che alludesse al copulare di pecore e caproni lungo l'argine, dove al pascolo al mattino io portavo la ricchezza di noi semi poveri. E poi seppi, ma per vie traverse, assegni, cenni, rimbrotti, sorrisetti, sopra il bivio di Don Remi gelato da 6 giorni si stagliò un pomeriggio un cavaliere. Era splendido, era bello, anche il suo cavallo era splendido, e il paggio recava un misterioso rotolo pesante che sciorinato risultò un tappeto, grande stupore di stelle e cavalli e cavalieri si snodava in giro sui 4 lati una gentile storia, 1000 rose punteggiavano il bosco e una dama dal cartiglio Isabeau con 5 anelli salutava il gioioso corteo secondo le istruzioni di quel paggio. Il tappeto fu issato accanto al letto di Caterina da attutirne il gelo. Venne qualche vicina ad ammirare, perché mai si era visto in tutto il Lorenese meraviglia più splendida. Mio padre non lo volle per sé. Era strano. Non dissero i fratelli una parola. Ma quello che i grandi tacevano, il mistero di una sorella di tanto riguardo. Altri doveva a lettere confuse, ma insieme chiare, abbaglianti, dirmelo. Fu lui, la creatura luminosa che io chiamai Michele. Contro il muro dei nevosi lì là, nel vuoto strano, silenzioso, esplose la campana. Mezzogiorno di marzo, un mese oscuro di germogli, misteri, ritto stava la mano sull'Elsa. Abracacosmane, disse nell'aria, io ricordo le parole.
ma romi valla univalente spria, cresciò abbondanza, crivello cara, ne ascoltavo in ginocchio trascinata, in dolcezza assoluta, in acque fonte, improvvisa sapienza, il paradiso. Io lo conobbi mentre lui parlava, con non umana limpidezza, e io dissi, non lo so in che lingua, ma sognavo, certo, e giuravo al cospetto di Dio che ero pronta comunque al suo comando. E si stemperò quell'angelo sul muro. I lilla ricoprirono la spada, quel volto formidabile, stupendo, e la lucente armatura circonfusa da un candore di penne. Sempre tacqui, perché io portavo in me il germoglio del futuro, la gloria della Francia, di Gesù. Tutto ciò che lui disse un giorno fu: Caterina, figlia di regina, buio frutto di madre maledetta, ma non figlia di re, alla Romea spedita a Bali e poi dimenticata, finché un astuto a corte ricordò la profezia di Merlino e disse: un simbolo ci serve, una bandiera basterà a rincuorare i francesi. E così vennero per un anno due famosi frati e una dama. Caterina, assente, sembrava ad ogni parola. Io origliavo alla porta, la dama mi scoprì. Vieni anche tu, sei sveglia, servirai a farle ripassare le lezioni. Fin qui hai sentito tutto, chiese il frate, tutto, e Dio sa se io dicevo il vero. Presto io parlai francese. Presto seppi, incansando la dama con domande, le vicende dei re, inni, rimati e numeri fino a mille, e da quel frate, che era stato a suo tempo capitano, regole di tornei, scienza politica e linguaggio dei grandi, fra di loro e come i grandi parlano, i borghesi, stupito e divertito, mi spiegò i tattici, i segreti militari, le conversioni, le tenaglie, i finti movimenti che ingannano i nemici, e io bevevo le parole come beve la terra a luglio, un provvido acquazzone. Caterina invidiavo, destinata a vivere quel mondo da vicino. Ci insegnarono quindi a cavalcare. Io mi sentivo fusa al mio cavallo sin dalla prima lezione. Io volavo al salto della siepe Caterina. Con gran dispetto di quei tre maestri, cavalcava svogliata da dama. Non riuscirono mai, con argomenti pressanti, a indurla a mettersi i calzoni. Ma non crediate che fosse possibile concepire l'idea che vi viene. Non si corregge un ordine di corte. Sangue plebeo non assurge ai re. Fu quindi inteso sempre in gran segreto che lei presto corresse a Vaucouleurs. Pianse tutta la notte. Io le presi nel buio dolcemente la mano e, autorizzata da Michele, dissi che io mi assumevo la gloria e la croce, che a lei mi sostituivo. Abbracciavo quel destino che più mi somigliava, tremando a noi. Merlino aveva profetato, ma il piano era un'azione ibrida, inquinata, e poi mi disse che altre messaggere a lei erano giunte, che altrove era attesa. Nemmeno a me poteva mai svelare quel mistero solenne. Giurò il segreto circa il nostro patto, e per sempre, ahimè, ci dicevamo addio. Né congedo per me dai genitori, né dai fratelli o dalle mie dolci amiche, compagne di pascoli, perché l'arcangelo, ordinando, era stato preciso: all'alba partirai senza guardarti indietro, come quando Dio ci chiama oltre i tuoi dolci colli all'orizzonte. Tieni fisso lo sguardo e cammina. E io sarei fuggita come un ladro, con mia madre addormentata, povera donna, lei che mi insegnava da piccola a pregare, a filare, in Giovanna credeva. Ma io ero costretta, per ordine dell'angelo, a mentire. Mia madre mi guardava in silenzio, mi sentiva che l'angelo parlasse anche con lei. Forse un angelo parla a tutti.
Eppure in quel supremo istante pochi ascoltano, pochi hanno l'orecchio, l'obbedienza delle radici che a gennaio dormono. Dal profondo una voce bisbiglia. Giunge un fremito ai rami più lontani. Nessuno se ne accorge, ma è partita a buie ondate. Un'altra primavera. Mi preparai la sacca con tre pani, il crocifisso di cucina, il libro unico, le storie dei Vangeli. Andai a Vaucouleurs, chiesi del sire di Baudricourt e aspettando piangevo perché addio tetto di casa e le rugose mani benedicenti di mia madre, senza benedizione per Giovanna perché io non sarei più tornata. Io lo sapevo, io sarei morta in terra lontana, ma invisibile sempre, sempre mi seguiva Michele dal colore dei lilla ed io ero felice, come chi balzare sente nel petto il calore di un filo, anzi molto, molto di più. Ardeva il mio segreto come un'ostia nel cuore profondo. Chi l'avrebbe mai detto che potesse un angelo mentire, suggerire una menzogna? Eppure l'invenzione era un ordine altissimo. Era chiaro. Marò mi valla univalente spria, cresciò abbondanzia, crive locca arene, dovevo presentarmi come fossi la sorella maggiore. Tutto chiaro. Secondo il piano concordato altrove, Baudricourt resistette. Si stupì. Tre volte urlò che fossi allontanata, che di pazze veggenti era stufo. Mi ricevette solo il quarto giorno, dopo tre notti fredde che io passai ravvolta fra coperte di cavalli nel presbiterio senza porte a terra. Sire Roberto disse, ma che Giovanna da corte mi hanno detto Caterina, ma mi aveva avvertito il mio Michele di pronunciare l'ultima bugia. Voi sapete, signore, le segrete ragioni che ci inducono a cambiare un nome la cui storia già serpeggia a corte altrove. Allora si quietò, chiamò i soldati, disse, voi la conoscete la profezia di Merlino? Deve una vergine trarci da ogni guaio. La pulsella è giunta. Non abbiamo altra risorsa ormai. Presto gli inglesi ci saranno padroni. Avvenga dunque ciò che il cielo sostiene di volere. Fate scorta a Giovanna per Chinon. E giunti che fummo nei boschi di Fierboise, sentì imperativa e dolce una campana chiamare me sola. Ci fermammo a un convento di padri francescani, a un frate molto attento. Io confessai tutta la verità. Lui mi credette e solennemente confermò il mio voto di restare intatta, pura per tutta la vita. E mentre con i tre paggi ricevevo sempre piangendo il corpo di Cristo, io sentii vicino l'angelo. Leggero come nebbia mi indicò la cripta. Dietro l'altare, il marmo dedicato a Santa Caterina, fu scoperta la spada destinata a travasarmi la sua potenza per 30 battaglie. Mi era sacra la corazza. Tranne piume e aureola, io sembravo Michele. I paggi erano buoni con me, mi chiamavano Santa Signora, poi solo Giovanna. Dormivamo in capanne fra i querceti infestate da spie briganti. Nessuno ci assalì e forse nessuno nemmeno ci ha mai visto lungo il viaggio. In capo a 9 giorni Chinon apparve la desiderata. La notizia era corsa da lontano. Sulla rampa d'accesso al ponte, borghesi e contadini mi gridano, evviva! L'ultima esitazione mi svanì. Con quel nome, Giovanna la Pulsella, io mi battezzavo a gran vele spiegate. Ma c'era sulla porta un grosso armigero di scolta. Sogghignando mi guardò. Pulsella, brava! Ma a chi vuoi raccontarla, tu che dormi con diavoli o paggi? Se poi lo sei davvero per la croce, la vuoi passare una notte con me? Era un uomo robusto, sui 30 anni, la barba rossa,
il naso da rapace, sulla conversa fronte, ahimè, io gli lassi cupo lampante il segno della morte. Tu bestemmi, infelice! Ma pensa a Dio per quel minimo tempo che ti resta. Ma uscirono tre illustri cavalieri. Il delfino era pronto a riceverci. Io mi feci il segno della croce. Entrammo in un ampio vestibolo. Una sala, un'altra sala, un gran salone pieno di dame e cavalieri. Il trono fecero ala al mio passaggio. Io andai verso il re. Ma il suo volto era di cenere. Non c'era nessuna vibrazione su quei tratti, nessun segno di futura grandezza. Tu non sei il re, dissi al fantoccio ricoperto di porpora e seta. Mi aggirai per la sala. Al fondo vidi ridere Carlo, accovacciato a terra. A lui mi inginocchiai, grande brusio di tutti i cortigiani. Mia pulsella, volevamo sapere se davvero sei veggente. Se è Dio a guidarti, io t'ho riconosciuto, sai. Tu soltanto hai sulla fronte stigmate di luce. Io non ti chiamo Delfino perché tu sei già il legittimo re, te lo prometto. Carlo smise di ridere, ordinò a tutti di lasciarci soli. Nessuno mai nei secoli seppe ciò che ci dicemmo. Ora io lo svelo. Lui mi chiamava sorella Caterina. No, no. Subito gli parlai del rovesciato piano dei consiglieri. Lo avvertì, è Dio in persona a guidarmi. Non ero il frutto nero proibito di sua madre Isabu, ero davvero una pastora in dialogo con l'angelo, ma io possedevo un'energia segreta per guidare le armate alla vittoria. Subito bisognava liberare Orléans dall'assedio degli inglesi, al massimo entro un mese. Dio lo vuole, Carlo trentenne. Si lasciò cadere di spiego sui gradini del trono. Sembrava un vecchietto rassegnato che al convento aspetti la minestra. Io gli presi la mano. Tu ti devi sentire re dal fondo del tuo cuore, dal fondo della storia della Francia. Il sangue grida e tieni alto il capo. Sorrise, rise, e allora gli spiegai che libera Orléans a noi si apriva diritta la strada verso Reims. Lo avremmo in grande pompa unto e incoronato come settimo Carlo di Valois, immensa autorità di fronte al popolo, grande spina agli inglesi usurpatori. Scosse il capo, per poco non piangeva. Mi sussurrò il segreto dei segreti. Correva voce che Isabeau non solo avesse concepito Caterina fuori dal consacrato matrimonio con Carlo VI il Folle, ma anche lui. Sarebbe sacrilegio incoronare un figlio adulterino. Noi corriamo fatalmente allo scandalo, al ridicolo. Ci fu una pausa. In terra e in cielo. Quasi che il tempo si fermasse. Dall'ombra lentamente si annunciarono. L'aureola. Il piumaggio di Michele. Agitava le labbra in silenzio. Io capii bene. Carlo non sentiva né vedeva se non una gran luce che misteriosa tutta mi avvolgeva. Sbarrò gli occhi, tremava. Io mi inginocchiai a lui profondamente e riferì che il cielo chiaramente garantiva la sua regale origine. Nessuno l'avrebbe messa in discussione ormai. Io ve lo però subito il comando. Fra 9 ore all'alba mi aspettava con le truppe la strada di Orléans. Non basta che Dio voglia. No. Questa fu la prima amara scienza. E la seconda fu di accorgermi che è un'illusione.
separare gli alleati dai nemici, perché mentre il popolo, ingenuo e illuminato, al mio passaggio gridava evviva, sfiducia o gelosia serpeggiavano fra i capitani di cui ero il capo, ma lo ero. Li avevano informati del rovesciato piano, ma non bastava che io parlassi dell'angelo. Perché? Perché ero una donna. Ingiuria al loro stato. Si inventarono quindi a corte altrove mille marchingegni, mille ostacoli, atti se non altro a sprecare del tempo. E andammo quindi a Poitiers per il processo. E che processo, Dio mio! 7 vescovi solo per me raccolti e 7 frati incaricati di accertare se in me albergasse qualche vis diabolica. E dato che la donna posseduta con l'apsum imen abet fu affidata a Yolanda d'Angioi di Sicilia di accertare l'intatta mia natura. Ma c'era fra i capitani chi mi amava e chi credeva in me. Laire, Xentroy, Duno, Cuso, Hier e Gilles de Rais. Loro seguivano i miei gigli in campo bianco. Sorella, mi chiamavano, oppure Jeannette. Traboccavano i boschi di lilla, ma senza la neve di quel giorno sacro, della prima visione dell'arcangelo. E grazie agli amici fummo alfine in sella verso Orléans, su quelle impervie strade, infestate da bande senza nome. La torre d'Orléans furono in vista nel rubino squillante del tramonto. No, non fu arduo trovare una stradetta fra i blocchi dell'assedio. Il 29 era d'aprile, 8 di sera. Più difficile fu riuscire ad attraversare le strade di città. Una folla immensa agitava le fiaccole e gridava: eravamo la vita, la speranza dopo l'inferno o un purgatorio privo di cibo, armi, spirito, energia. Io parlai con gioia, slancio dal sagrato della chiesa, mi ispirava l'angelo, ma sarebbe bastato il puro suono della mia voce amica, fiduciosa, a risvegliare ogni forza sopita. Mi strinsero, mi baciarono le mani, piangendo a calde lacrime. Al cavallo strapparono i peli della coda, prematura reliquia, rideva felice Gilles. Ed a fatica raggiungere potemmo per la cena l'ospitale e palazzo dell'amico tesoriere del duca di Orléans. Della cena io ricordo lo struggente scintillio di Gilles. Mai cavaliere fu più amabile, più bello, più cristiano. Mentre parlava, mi perdoni l'angelo, ma io credevo di vedere al lato del suo corsetto candide le ali. La preghiera di inizio fu la sua nella bella vigilia del miracolo. Dormì come s'usava con la figlia di quel gentile ospite Charlotte. Ma come ascinò la prima aurora mi trovò in piedi, perché io subito volevo dettare una mia lettera agli inglesi perché in nome del cielo se ne andassero. Fu posta su una freccia e ad arco teso spedita al campo del bieco Glasdil. Venne fuori all'aperto come lo scarafaggio quando sente il fuoco. Strega! Puttana! Ti arrostiremo come il porco a Natale! Giuro! Piansi per ore. Piansi come il fiume che senta eterna la sorgente. E vennero visibile e invisibile Gilles e Michele con ottimi argomenti. Ero un capo, non più una fanciulla. E non dovevo consumare le energie tanto preziose in quella settimana. Perché cosa mi aspettavo dai nemici? Certo non possono accettare che i tuoi piani provengano dal cielo. È triste, è aspra la guerra, ma per gli uni è usurpazione e per gli altri santissima difesa. E allora divisi i fanti e i cavalieri in ali convergenti sul fiume a occidente,
L'artiglieria disse all'aereo: solo al mio segnale sarebbe entrata in campo. Due drappelli, distanti 4 miglia nord a sud, avrebbero attaccato con mossa simultanea per sviare e confondere gli inglesi dai torrioni. Presto, assieme a Dunois, Demolle assalta la Bastiglia a nord. Talbot, l'inglese, lottava con valore, ma rinforzi ci giunsero da Blois, mentre maree di uomini, anche di donne, con furia subitanea uscivano dalla città e sassi e pece lanciavano sui Godans sbalorditi. Poi Bastiglia strategica prendemmo Saint-Jean-le-Blanc, lottammo sulle mura, pei campi, su barche allineate, su onde opposte di polvere e fuoco. Si arresero gli inglesi agli Augustins, ma lo scoglio restava. Il forte di Tournelle fu qui, assaltando il muro su una scala che fu colpita fra il collo e la spalla. Svenni, corsero gli inglesi per prendermi, ma riuscirono i miei a trarmi in salvo all'ombra di un fossato. Tolta la corazza, si vide un largo squarcio sin quasi all'osso. Presto fu cercato, salutifero lardo, olio d'oliva, chiamai il mio scudiero, si fingesse me, sventolando il mio stendardo bianco. Il dolore è rivolta delle fibre per l'armonia perduta. E la stoccata della spada nemica continuava a trafiggermi tutta, a torturarmi con eterna ferocia. Io vidi muoversi imperative e dolci quelle labbra che io sola vedevo. Ora tu soffri quello che la tua dolce Francia soffre. La fede può non far sentire il male. Alzati, lotta. Il corpo è un grande dono fra i più grandi di Dio. È solo terra che alberga il seme. I tuoi sensi, Giovanna, sono porte al messaggio supremo. La tua spalla ferita è nata a reggere quel braccio con cui reggi la spada. Non soffrire! Il male svaniva. E già vedevo il mio stendardo ascendere sull'ultimo torrione degli inglesi. Distinguevo le nostre voci esultante, vive le urla di rabbia dei nemici, foglie spazzate da un vento feroce. Scorsi il vessillo in cima, sventolava nel più bello dei cieli sognati. Vittoria grande per Glastil, in fuga ancora fu fatale un ponte rotto. Orleana era libera. 8 maggio, domenica radiosa, innalzammo un altare in pieno campo inglese. Intonammo al cielo, al suo favore caldo, un Te Deum di ringraziamento. Il primo passo si compiva in gloria. Ogni promessa il cielo manteneva e io ero felice come un boccio che tremi al primo sole. Alto pulsava il cuore della vita, dolce e violenta, misteriosa, bella, rosa di maggio che al suo tempo s'apra. E un cielo in fiore ci vide partire verso 5 vittorie già annunciate: Jarjou, Patay, Beaugency, Gien, La Forte, Troyes, che apriva di Reims la via maestra. Io la vedi di lontano, tutta verde con le sue torri brune. Travolgente gioia. È per quella gioia che io sono nata. Ci accolse l'arcivescovo, suonavano a distesa 300 campane. Io entrai con Gilles nella navata grande di quella tanto sognata cattedrale. Era 100 volte maggiore della mia chiesetta. Adorremi sulle vetrate, trafitte dalla luce al suo fulgore, sfilavano i miei santi in vesti d'oro. C'era anche Michele. Era meno bello però di quello vero. Entrò il corteo fra squilli di tromba, Carlo si inginocchiò e noi con lui. Avanzò con l'ampolla il cardinale. Sangue di Cristo, sacro a Clodoveo, olio
che durerà per tutti i secoli. Carlo, non più Delfino, è il nostro re, anche agli occhi di Dio. Io lo guardavo così immutato e fiero, ma le lacrime mi sfrangiavano quel volto incoronato. Era la prima volta che io sentivo la musica. Anticamera di Dio! Voglio tener consiglio! I capitani rinviavano. Volevano brindare. Sul loro esempio i rustici, i soldati con le spade, infilzavano le botti. Io chiamavo, io gridavo. La mia voce si perdeva in gioiosi clamori. Allora fui costretta ad intimare al re: si batta il ferro finché il ferro è caldo. Che ferro caldo? Mi disse. Non volevo riposarmi dei lunghi travagli, quanto a lui ringraziava il destino, non il cielo, non me, per quell'unzione. Le nuove tasse riconquistate a Reims e Orléans permettevano infine di saldare i torturati debiti di corte. Batté le mani, entrarono dei valletti con dei regali per me. Sì, mille monete d'oro sonante, disse, e un bel cartiglio arrotolato con nastrini d'oro. Dentro c'era un brevetto di contessa per Dame Jeanne la Pulcelle de France, e il titolo poteva poi trasmettersi a tutti gli eredi che avrei certo avuto. Ipotesi incredibile, inaudita, che una Pulcelle generasse eredi. Avevo molti angeli anche in terra e trovammo fra le truppe 7 schiere ben disposte a seguirci. Pregammo il re di non volerci ostacolare, sorrise a noi. E all'alba del 3 giugno, dopo una notte d'ardente consiglio, io partì con Gilles e 500 armati, 2 monete a testa fu il mio dono, e ricominciammo in gran volata a vincere. Cadevano paesi, cittadelle, ma molto più spesso uscivano le schiere dei cittadini ad acclamare Carlo. Se con noi fosse stato di persona lui, il re consacrato, anche Parigi ci avrebbe spalancato le sue porte, ma Parigi le chiuse, l'assediamo. In 6 giorni di lotta accanita noi raggiungemmo la Senna, e da un'altura io vidi il Louvre, il cuore degli antichi re. Ma incominciò in quel momento la sorte a inclinarsi dal lato dell'ombra. Il nemico era forte, fui ferita. Il mio sogno di entrare in Notre-Dame svaniva nell'aria, come neve al sole. Dovemmo ritirarci. Io vidi piangere Gilles per la prima volta. Ci restavano forse 200 armati. Ancora la fede e la speranza, c'erano compagni. Il re, oh il re, sapendoci in pericolo, avrebbe inviato aiuti. Raggiungemmo le fatali pianure di Compiègne. Fu abbassato, segno di resa, il ponte levatoio, ma il giorno dopo io infransi ogni consiglio di Michele, di Gilles, ogni prudenza, perché dai torrioni io vedevo drappelli di nemici tornare. Mi sembrava ben pavida politica l'indugio lasciarci assediare. Così uscii, mi seguì qualche amico, il mio stendardo ebbe da prima il suo celeste effetto. Io disarcionai da sola più di 8 cavalieri nemici. Nella mischia io vedevo armati in fuga e armati freschi sorgere su dal sole che calava, e non sentì la tromba che annunciava la chiusura del ponte per la notte. Giunsi col mio cavallo contro il legno che si era appena alzato. In pochi istanti, sola com'ero, eccomi accerchiata da più di 100 uomini. Una freccia colpì al ventre, il cavallo fu riversa, spinta, colpita e presa, fra un ruggire di insulti, urla di vittoria. In alto, dai torrioni, una folla assisteva. Fui trascinata a piedi, incatenata, legata al cavallo di un francese complice dei nemici. Tutti urlavano: strega, ti bruceremo. Ma un silenzio per me planava fra la terra e il cielo, solitudine immensa. Così Cristo nell'orto di Getsemani. Inciampavo sulle aguzze macerie del mio sogno.
Jean de Ligny, vassallo di Borgogna, fu il mio primo padrone. Fui venduta, comprata, rivenduta, come a maggio mio padre usava con le capre. Ma di volta in volta il mio prezzo saliva, come salivano l'odio, la paura, l'invidia, la vendetta, a mio danno ben fervidi alleati. Si parlò di processo di magia, fu d'eresia poi, più saggiamente. Si trascinava a lungo, interminabile, il processo. 20 sedute dove minute insidie mi tendevano i vescovi teologi. Smontavo semplicemente, proprio da pastora, castelli di parole e di concetti che Cristo con la frusta avrebbe scacciato come i mercanti dal sacro recinto. Cosciò, formidabile causidico, mi domandò ad esempio se credessi di essere stato di totale grazia. Se avessi detto no, mi condannavo. Se avessi detto sì, certo, l'accusa sarebbe stata di alta presunzione. Dio mi ci metta se mai non ci fossi, e se ci sono, Dio mi ci mantenga. Ma risolto un dilemma, come l'onda inesaurita, un altro si annunciava. Mangiavo a volte in giorni di digiuno, conoscevo la quercia delle fate. Può una cristiana disobbedire ai precisi divieti di suo padre? Era vestito l'angelo, era nudo come Dio l'ha fatto. Altre 10 sedute trascinavo a gran fatica i piedi incatenati. Un pesce guasto, forse avvelenato, mi annebbiava la mente, la favella. Avrebbe il re pagato il mio riscatto e mi sarebbe infine apparso l'angelo. Interrogavo quella luce avara scandita dalle croci, delle sbarre. Il re non scrisse, l'angelo non venne, le forze sempre più mi abbandonavano, e la speranza di ogni forza al mondo radice prima mi fece rabbiurare. Verbo a me ignoto, in cambio del rilascio abbiurai. Poi mi dissero il verdetto ti dà salva la vita ma in prigione, e allora urlai che preferivo il fuoco. E mi avvolse un silenzio molto simile a quello di Compiègne fra la terra e il cielo, solitudine immensa. Unica voce era la lunga pioggia tenera di maggio. Quell'acqua interminabile era musica, era vita, freschezza, la più opposta e forte nemica delle spire furibonde che su quel rogo mi avrebbe avvinghiata. La solenne condanna fu gridata dai padri messaggeri ai quattro venti. Ero idolatra, eresiarca, relapsa, spergiura, strega, altro ancora. Contraddizione grande, estrema grazia, mi fu concessa l'ostia benedetta. E poi le sbarre si chiusero sull'ultima notte di solitudine e di pianto. Solitudine umana, ma altre voci scendevano a sfiorarmi, odori, frusci, dove per chi fissa la morte in viso Dio si trasfigura, era il profumo ignoto dell'oceano, il vibrare di un'unica stella, un usignuolo che sommessamente mi colorava di presagi l'anima. Fu verso l'alba che io sentì lo stridere del cancello di ferro. Come sempre mi alzai inquieta, timorosa ancora di possibili aggressioni di biechi carcerieri, ma nell'ombra si profilò una dama, infitti i veli. Giovanna, dolcemente mi chiamò, vieni con me, la porta è incustodita.
Certo sognavo. E quello che avvenne dopo, nelle ore seguenti, è pura nebbia. Forse a cavallo con la dama in grigio, insieme a 3 suoi fidi armati, giungemmo a luce fatta in vista di un castello dalle rosate torri in riva a un lago e mi aspettavano feste. Benvenuti. Mi travolse un impeto di gioia, sì, lo confesso. Io per la prima volta in vita mia risi, ballai con giovani del luogo a una festa campestre. Nascondevo con calze bianche un morso di catena e così nascondeva la mia anima il cruento segreto del passato. Ma una notte all'improvviso la coscienza ruppe ogni diga di fittizia gioia. Ma perché avevo accettato? La cugina del re Chettario era la signora, mi confessò che solo per salvarmi aveva alluso a Carlo, a un suo messaggio. Il re non mi voleva, anzi peggio, mi ignorava del tutto. Ma lui non pensava di liberare il nord, no? Di ritrovare nelle armate lo slancio di Orléans. Mi disse la signora, sei un vivo miracolo, Giovanna. Non si brucia chi ha parlato con l'angelo, chi ha carne immacolata. Ora però ascoltami bene. In altro modo tu potrai cominciare di nuovo la tua missione, perché troverai altre forze, altri uomini, però a me devi affidarti, perché io ti ho tratta da quella notte di incubi e di fuoco. Roberto des Armoises da sempre ti ama sacralmente e ti nasconde con il suo nome, il suo sperduto feudo, a indiscrete indagini, a possibili rinnovate e catture. Sarà sposo per te, devoto come te, ha prestato solenne voto di verginità a vita, era in segreto fra i tuoi fedeli armati. Per stanchezza, per speranza o delusione, o fiducia in lui, o non lo so, curiosità di ignote cose a venire. Io mi indussi alle nozze. Giunse un cappellano confessore a suo tempo dell'armata, ci riconobbe entrambi e in gran segreto ci unì solennemente confermando il sacro voto di purezza vita. Così partimmo verso la Marca Est, lungo è stato il viaggio. Giulny, il castello degli avi di Roberto, 4 torri austere, 20 servi, 8 cavalli. Ci si trovava a sera per la cena, la preghiera, la buonanotte. 2 anni transitarono così, da un giorno all'altro, un nulla verso il nulla e poi un giorno lui se ne andò. E io mai lo rividi. Venne il priore di un prossimo convento a portarmi i suoi saluti. Andava cavaliere e crociato in terra santa e in ginocchio lui credeva di poter chiedere il mio perdono, anche perché con strazio rinunciava a dire addio alla sua amata sposa della crociata. Mai ci fu notizia. Per ore, per giornate, per 6 anni, stetti accanto al camino del salone a contemplare il fuoco, il suo ruggire, le linguette che salgono a lambire evanescenti forme d'ombra e luce in una danza di scintille, guizzano, si inarcano, svaniscono. All'ora del mio mancato rogo divampavano. Sperimentai qualcosa di inaudito che chiamano la noia, sfilacciarsi squallido di un tempo immotivato. La noia è il tempo che non sa volare, un occhio senza luce, un cielo privo di angeli, è la neve, quando si scioglie grigia, moribonda, un mare privo di gabbiani, pesci, e quell'inferno di cui parlano i preti, fiamme altissime, ruggenti e crudeli, e forse noia, immensa noia, puro vuoto. Una sera di neve la campana dall'esterno suonò, ebbi un sobbalzo. Da mesi non giungeva mendicante o pellegrino in quel vallone. Perso, dissi di aprire. I servi timorosi introdussero un fradice affamato fraticello.
ventenne, francescano di Praga, ora ribelle con gli ussiti. Lo scaldammo, lo nutrimmo in gran silenzio, rotto soltanto dal suo salmodiare, e quando riprese fiato mi chiese di ospitarlo 2 giorni, perché era mandato in Francia dai suoi padri dissidenti con un compito arduo e delicato, per il quale Madame des Armoises poteva forse essergli d'aiuto. Io ho raccolto da scritti e da pellegrini, anche da voci popolari, molte, molte storie sulla Pulcella negli ultimi anni. C'è chi dice che la Pulcella d'Orléans e il processo fatto e subito in estrema buona fede da una parte e dall'altra, però è una colonna mozza, perché è privo del suo alto epilogo. Non fu a rogo Giovanna, ma una strega. Perché voi sapete l'uso dei roghi che alla condannata, quasi sempre di femmine si tratta, impone l'uso di un cappuccio asperso di zolfo, rare essenze, ignoto al volgo resta quel volto, e per estremo delicato pensiero le si soffoca prima che il fuoco ne dilani le carni, e Giovanna è andata a sposa o a una crociata, sotto altro nome ha continuato a sterminare inglesi, perché ci sono testimoni, atti scritti sui registri civili d'Orléans, che 8 anni dopo il rogo in festa l'ha accolta la città, aveva accanto a lei 2 fratelli, grazie a lei notabili. Gioia, vergogna e commozione insieme, perché là c'è scritto, io lo so, che questo avvenne, ma i miei fratelli e il sindaco, io pregai che non si riaprisse quell'antica piaga, la Pulcella era morta sulle fiamme, così doveva essere, ed era vero, però è difficile spiegare a chi è mortale come la morte può fingersi vita. E mi guardava quel ragazzo, mi aspettava da me racconti, spiegazioni. E poi mi disse, dopo un lungo silenzio, che lui non tutto mi aveva raccontato. Un anno prima era sogno, visione. Aveva visto nella sua cella comparirgli lei, con la corazza, lo stendardo. Bella, bruna, dolce, forte, ispirata. E gli diceva con sorriso angelico: dimentica le voci che serpeggiano qua e là, a offuscare la più bella storia. Caro al cielo è chi muore al punto giusto, al vertice radioso, chi per sempre giovanissimo lascia un grande mito. Racconta che le fiamme di Rouen mi hanno dissolta in fulgide scintille. E io per la seconda volta in vita mia mentii, cedetti a grande tentazione, né mi sentivo assolta come un giorno a voculor per ordine dell'angelo, tremando, e lui lo capiva, io gli giurai che la Pulcella aveva detto il vero, né lui cercasse oltre. Dio metteva per sempre sulla storia il suo suggello. E se ne andò. Io lo vidi dalla finestra allontanarsi sul suo mulo, era, lo sapevo, era l'ultimo cristiano con cui avrei parlato. La mia storia a lui era affidata. La dicesse secondo vera verità alla gente. La castellana di Giulny restava dietro il sipario chiuso della neve. Passai 3 mesi inerti, pullulanti di miasmi, di fantasmi del passato. Non speravo l'ausilio dell'arcangelo. Luce alimenta luce. La suprema vita disdegna le anime già morte. Eppure Dio non abbandona chi lo prega con contrizione per la sua salvezza. E dal profondo io la invoco, Dio!
ricorderò giorni di caldo scirocco, 20 giorni senza aria respirabile. Morivano gli armenti e un malefizio premeva sulle case addormentate, come quando un cristiano è insepolto. Forse insepolto era il mio passato, era mozzo il redento, un Cristo non sepolto. Io mi aggiravo disperata per i saloni chiedendo una risposta e il guardiaboschi si fece annunciare e concitato disse che ad oriente del castello una striscia molto estesa, un miglio forse, aveva preso fuoco. Ordinassi che allarme dare, io, che cosa decidere? Sotto quel rozzo panno era la voce, sì, era il segno, Dio mi rispondeva. E come a un amato, a lungo atteso, io mi avviai nel buio incontro al fuoco. Spire, color di sangue aurora, mi ammantarono. Timide prima, poi ruggenti, forti, ben diverse dal fuoco stupratore che su quel rogo mi avrebbe avvinghiata. Profondo abbraccio, appassionato ed unico. E mentre già le vesti fiammeggiavano, lui mi apparve, era l'arcangelo del nostro primo incontro e il mio stupore rinacque intatto dai lillà di casa. Giovanna, tu chiamavi Piumaggio? Queste luci che alle spalle mi spuntano, devi sapere, sono pura fiamma e in cima al tuo destino t'aspettavano. Thank you.
giornata di teatro con voi. Ho avuto l'onore di inaugurare queste domeniche speciali, sperando ce ne siano altre e che vi portino amore, cultura e gioia. Grazie, grazie a tutti voi. Grazie a tutti i collaboratori del teatro, strepitosi. Grazie.